Irene, allora oggi è un video molto triste, è un argomento molto triste, quindi se non volete sentire quello che ho da dire chiudete, se in caso volete seguirlo tutto il video vi consiglio di prendervi un qualcosina da mangiare così per ascoltarlo un po' tutto. Allora ultimamente, forse perché comunque faccio sempre la stessa vita, ovvero mi alzo, sbrigo le cose di casa, ovvero le pulizie, eccetera, eccetera, e poi vado al lavoro, cioè ogni giorno faccio questa vita. Lo sapete che cosa penso ogni tanto, giusto, giusto quando sto per andare a dormire, ed è per questo che non riesco quasi più a prendere sonno. Questo è perché non si ha niente da fare, quindi si fanno questi pensieri. E quindi io per questo faccio questo video, perché comunque volevo un po' esprimermi con voi. Ultimamente mi capita la notte di pensare alla morte. Ok, non alla morte nel senso, ok, vorrei morire. No, parlo a un futuro come non vivente. Partiamo dal presupposto che nessuno può dire che cosa ci sia dopo la morte, o se ci sia qualcosa dopo la morte, per l'appunto. Però, cioè, ragazzi, la cosa che voglio dirvi io, proprio per farla breve breve, è che a me la mia vita, anche se è un po' noiosa, mi piace così tanto che mi dispiacerebbe in un futuro, giustamente ho 24 anni, quindi ancora passeranno, penso, degli anni, se parliamo a livello di vecchiaia. Il pensare a un futuro senza le persone a me attorno, senza mio, che non potrò più rivedere queste persone, mi angoscia molto, devo dire la verità. Mi angoscia più che altro il fatto di non restare più in questo mondo insieme alle persone che amo. Occhio, adesso voi potrete dire mille cose, ovvero... Sì, ma quando morirai andrai insieme alle persone a te care che magari già sono morte e ti ringiungerà a loro, oppure resteremo in un mondo dove comunque saremo sempre attivi in qualche modo. Cioè, ragazzi, non è che c'è purtroppo un qualcosa che si sa efficacemente, ovvero cioè io non è che dico, cioè non è che purtroppo si sa cosa c'è dopo la morte. E pensare comunque alla morte come un fatto che non vivrò più è una cosa che momentaneamente mi dà molta angoscia, perché per l'appunto, cioè, io penso che comunque la vita che ho mi piace così com'è, anche se non è perfetta, cioè penso che la vita di nessuno sia perfetta e non è chissà che cosa, però cioè adoro le persone intorno a me che, credetemi, sono pochissime. Però meglio poche che buone. Il pensiero di non poterle rivedere più, di non avere più un contatto con loro, mi spaventa a morte, ed è per questo che ultimamente sto capendo veramente il significato della parola amore. Adesso voi direte che c'entra la morte con l'amore, c'entra moltissimo, perché mi sto godendo le persone che io ho attorno, specialmente i miei familiari. Se prima magari avevo un rapporto con loro molto spento oppure molto distaccato, ultimamente cerco un po' di avvicinarmi, di dimostrare più il mio affetto, anche se è un po' difficile, però sì, è quello che voglio comunque esprimergli, perché comunque una volta che comunque siamo morti, cioè tutto quello che noi non avremmo detto, credo che lo rimpiangeremo a vita. Il pensiero di più brutto penso che sia vivere una vita senza amare, perché comunque l'amore è la cosa più bella del mondo. Non si parla soltanto dell'amore tra un marito e un fidanzato, ma l'amore in generale, verso la famiglia, verso la madre, verso il padre, verso un animale. Io credo che l'amore non muoia mai. Il mondo credo che vada avanti per via dell'amore, proprio perché immaginatevi per l'appunto un mondo pieno di odio, che mondo sarebbe? Purtroppo c'è molto odio, però quello che intendo dirvi io, amate più che potete, perché comunque non c'è cosa più bella dell'amore, cioè noi purtroppo non possiamo sapere che cosa c'è dopo la morte. È una domanda che mi assilla veramente tantissimo, perché
Non so, mi piacerebbe sapere un po' la risposta, anche se è una cosa impossibile, anche se la morte mi spaventa molto, devo dire che ultimamente sto per l'appunto ricalcolando un po' la mia vita, sto più vicina a delle persone che comunque meritano il mio affetto, cerco anche io di essere più aperto, più amorevole. E quindi credo di stare maturando anche io tantissimo su questo campo, perché prima ero una persona, diciamo dai 15 ai 20 anni, che magari se ne fregava di un gesto che ti poteva dare la madre, che ti poteva dare un padre, una sorella, parliamo di gesti belli. Mentre adesso ho quel desiderio proprio che li ricerco e anche io diciamo che li dono, quindi diciamo che questa cosa mi sta riempiendo il cuore ultimamente tanto. Comunque so che faccio questi brutti pensieri perché non ho una vita extra occupata a parte il mio piccolo lavoretto, però per l'appunto quando sono magari nel letto che non riesco a prendere sonno è un chiodo fisso che è veramente una cosa assurda. Comunque sta succedendo una cosa bella in vita mia che comunque mi sta un po' allontanando da questo pensiero, ovvero la morte. Poi comunque credo che questo mondo anche pieno di odio, con tanti giorni davanti a noi, comunque credo che poi alla morte arriveremo proprio stufi della vita. Però cioè il pensiero proprio di non rivedere le persone con cui è passato tutta la vita, cioè mi spaventa a morte. Anche comunque vivere io stesso mi spaventa a morte. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video, della morte in generale, se magari anche voi vi siete posti questa domanda, ovvero cosa c'è dopo la morte, non voglio morire, cioè chissà che cosa saremo, che cosa faremo, boh, fatemi sapere un po' voi perché è un argomento che ultimamente mi esce via un po' spesso. Siccome so che non sono l'unico a fare questi pensieri, mi piace un po' condividerlo anche con voi perché comunque magari se ne potrebbe anche parlare. E niente, cos'altro potrei dirvi? Niente, se volete iscrivetevi, ogni mercoledì e sabato uscirà un mio nuovo video. Questo video praticamente dovevo uscire mercoledì. Ma siccome è successa una cosa brutta al lavoro non ho potuto caricare perché sono dovuto andare prima al lavoro e quindi uscirà oggi che è sabato. E niente, io vi mando un grande bacio e niente. Comunque volevo ringraziare anche di essere nato in questo paese, di essere nato anche in quest'epoca, perché se fossi nato in un'epoca diversa dove magari ci fosse stata la guerra, dove magari ci fosse stata la preistoria, credo che tutte queste cose belle che abbiamo adesso non ci sarebbero state per via delle molte tragedie che la storia ci ha insegnato, ecco. E niente, vi mando un grande bacio, iscrivetevi al mio canale, ve l'ho detto, sì. E niente, sono un po' così perché non era un argomento che volevo parlare nel mio canale, siccome il mio canale è un po' come un diario per me, era un argomento che comunque mi tenevo tantissimo dentro e sapere che magari qualcun altro sa quello che io ho dentro e che penso ultimamente, diciamo che mi dà una carica in più per magari superarlo, non pensarci più, anche se vi ripeto, sta succedendo una cosa che me lo sta facendo scordare. Quasi del tutto e sono felicissimo. Poi ve ne parlerò più avanti perché sto facendo anche un video su questa cosa. E niente, vi mando un grande bacio e penso che questo video già sia durato già moltissimo. Scusatemi per la pesantezza del video, però sì, era un video che volevo fare. Ciao!